Si chiama Pony Express l'operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Lanciano, che ha arrestato 5 persone, 4 uomini e una donna, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per alcuni c'è anche favoreggiamento. Agli arresti sono finiti Vincenzo Laforgia, 50 anni di Lanciano, Nicola Coccia, 43 di San Vito Chietino, Maurizio Lanci, 27 anni di Frisa, Federico Di Sotto, 36 anni, Fossacesia, e Franco Montebello, 45 anni di Castelfrentano. I 5 si erano divisi la clientela e consegnavano per la maggior parte dei casi a domicilio le dosi di eroina e cocaina soprattutto, ma anche hashish e marijuana. Altrimenti davano appuntamento agli assuntori, prevalentemente operai, impiegati e disoccupati, in vari luoghi della città, come in via per Fossacesia, zona Villa Comunale, via del Mare, quartiere Santa Rita, ma anche in pieno centro come Piazza Pace, a ridosso di Corso Trento e Trieste. Per i vari appostamenti i carabinieri si sono improvvisati postini, podisti e anche operai edili. L'operazione, hanno dichiarato in conferenza stampa il comandante della compagnia, il capitano Vincenzo Orlando, e il tenente Massimo Canale del NORM, è il risultato di un complesso iter investigativo durato 6 mesi. Per gli arresti eseguiti alle 5 del mattino sono stati impiegati 35 militari e una unità cinofila. Le indagini proseguono. Finora sono state accertate responsabilità per oltre 200 cessioni di droga di vario tipo a carico degli indagati, i quali avevano creato una capillare, continua e intensa rete di microspaccio itinerante al dettaglio. Oltre 100 sono i tossicodipendenti identificati, 250 grammi la sostanza stupefacente sequestrata pari a circa 1000 dosi, 11.000 euro il provento illecito dello spaccio posto a sequestro, 10 persone sono indagate in libertà. Sì, l'operazione Pony Express ci ha permesso di individuare nell'arco di circa 6 mesi di attività investigativa una rete di personaggi che si dedicavano a spacci e microspacci di sostanze stupefacenti, cioè spacciavano quotidianamente numerose dosi di droga, parliamo di eroina, cocaina, ma anche hashish e marijuana. Veniva proprio la consegna a domicilio, almeno sì, per la maggior parte dei casi. Il nome deriva da questo, proprio perché dopo i contatti i soggetti si incontravano e molto spesso le consegne avvenivano anche al domicilio, direttamente al domicilio della persona. Oppure anche per strada, come capitava in varie sì, zone della città. Anche per strada e in posti chiaramente sempre più disparati, proprio per evitare magari di essere attenzionati frequentemente. Gli assuntori, oltre 100, li avete ascoltati? Sì, gli assuntori chiaramente sono stati individuati, abbiamo cristallizzato le attività che avevamo riscontrato sulla strada e poi abbiamo chiaramente riportato il tutto alla Procura della Repubblica. Continueranno le indagini? Ci sono ancora delle persone? Le indagini non si fermano mai perché il fenomeno deve essere necessariamente contrastato. Perché sul fenomeno droga si agganciano un'altra serie di reati satellite che vanno dai furti alle rapine commessi proprio dai tossicodipendenti che hanno necessità quotidiana di procurarsi lo stupefacente. Ma anche da coloro che spacciavano per comprare altre partite di droga? Sì, potrebbe anche essere successo questo, sì.